Sarà pronto entro novembre il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Orlandi di Bussolengo. L'area coperta è di 1200 metri quadri, compresa anche la camera calda, o meglio l'ingresso per le ambulanze. Lo assicura il direttore generale dell'ULS 22, Alessandro Dall'Ora, nel corso della visita guidata svolta all'interno della struttura ospedaliera. Una struttura che si attendeva da tanto, assieme a tutti gli altri servizi che consentiranno a questa struttura di funzionare. Perché la struttura da sola non basta, servono gli uomini, servono le competenze. Abbiamo acquisito servizi di guardia in maniera da consentire a questa struttura di essere operativa 24 ore su 24 su tutte le linee critiche di emergenza. Il nuovo pronto soccorso è ricavato al piano interrato del monoblocco dell'ospedale Orlandi, sul lato che guarda l'Adige. Intanto si stanno completando altri lavori che riguardano l'intero monoblocco, anch'esso pronto entro novembre. Una struttura che si sviluppa su 5 piani. È strutturato con 4 studi medici o stanze mediche, 2 simili sale operatorie, le chiamo io impropriamente, uno spazio d'attesa che non è amplissimo ma è molto di più di quanto abbiamo oggi, una struttura di accoglienza di 10 posti di osservazione breve, monitorati, con un controllo sia sui parametri sia visivo da parte dell'operatore del triage, con degli spazi di supporto sia per quanto riguarda la diagnostica radiologica che la struttura ortopedica sala gessi, che prima erano dislocati in giro per l'ospedale. Uno spazio di parcheggio sia sulla strada di arrivo per una decina di macchine, e poi abbiamo provveduto a recuperare un'altra quarantina di posti macchina nell'area posteriore rispetto al fabbricato. Questa del pronto soccorso era una realizzazione molto attesa dalla popolazione, che risponde in modo moderno all'esigenza dell'emergenza.